Siamo in Piazza del Popolo, dove fra qualche minuto andrà in scena una protesta della polizia che non accetta la nuova soluzione scelta per la questura. Quella che vedete alle mie spalle invece è attualmente il palazzo dove è ospitata la questura, palazzo che è stato venduto dalla provincia e che quindi la questura dovrà lasciare. La sede trovata per la questura è dall'altra parte della piazza, è il palazzo dell'ex intendenza di finanza, che però nella sua base, nel suo basamento, ha dei negozi e questo creerebbe sicuramente dei problemi, anche se il sindaco Ricci ha proposto una soluzione provvisoria per far stare i negozi in un box costruito all'interno della piazza durante i lavori. Secondo i poliziotti questa non è la soluzione ottimale, andiamo a sentire il perché. Perché protestate oggi? Noi avevamo già evidenziato dei problemi di parcheggio, perché il progetto non prevedeva all'interno dell'ex intendenza un parcheggio per le macchine di servizio della polizia, che in pratica i negozi sottostanti l'ex intendenza di finanza rimarranno in quel luogo. Ossia, noi con questo progetto costruiremo, credo che sarà l'unico caso in Italia, una questura sopra degli esercizi commerciali. Quindi noi, una questura che è un obiettivo militare, un obiettivo molto sensibile, in un momento come questo in cui l'allarme terrorismo è ancora molto elevato, molto alto, e noi chiaramente la questura dobbiamo difenderla, tutelarla, mettiamo delle telecamere tutto intorno, anche l'accesso alla questura è regolamentato da... controlliamo tutte le persone, tutti i mezzi che entrano. Noi come sindacato abbiamo proposto come soluzione alternativa la sede della provincia, per un motivo semplice, che abbiamo saputo che da 600 dipendenti, di dipendenti sono passati a 200, quindi la provincia è molto sottodimensionata, sottoutilizzata in questo momento. Io credo che nella sede della provincia attualmente ci siano gli spazi per tutti, noi non vogliamo mandare via nessuno. Il dilemma di dove collocare la nuova questura a Pesaro si trascina da anni e, oltre che un problema di sicurezza e di efficienza del servizio, con il tempo è diventata una partita politica che ha fatto arrivare la questione fino in Parlamento. Il nostro vice presidente del Parlamento, Fabio Rampelli, l'onorevole Fabio Rampelli, ha preparato una interrogazione nel merito, è già intervenuto pubblicamente qui a Pesaro appoggiando questa battaglia, e questo sembrerebbe che ha messo una certa fretta al sindaco Ricci, che probabilmente teme un intervento del governo che venga a bloccare una sua posizione che è completamente opposta e contraria alla Polizia di Stato. Malgrado la protesta del SIUL però, i giochi sembrerebbero fatti, come spiega lo stesso sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Ma ogni protesta ovviamente è legittima, ma il problema è che sono 30 anni che protestano perché non c'è la nuova questura. Finalmente, dopo tanti anni di chiacchiere, abbiamo trovato un finanziamento dello Stato da 6,2 milioni su un bene dello Stato, l'ex intendenza di finanza, che è decrepito da 20 anni. Abbiamo superato una serie di problemi burocratici e progettuali, fin ultimo l'accordo con i commercianti qualche giorno fa per il trasferimento temporaneo. Quindi tutti quelli che vogliono veramente la questura sanno che l'unico posto è lì. Abbiamo anche risolto il problema dei parcheggi grazie alla collaborazione del prefetto per l'utilizzo parziale del cortile. E quindi insomma si va avanti, c'è un accordo di qualche anno fa, Ministero degli Interni, Prefettura, Comune, Questura, e quindi chi vuole veramente la questura sa che questa è l'unica soluzione, chi invece non vuole continuare a risolvere i problemi per continuare poi a protestare, legittimamente può protestare, ma noi dobbiamo fare i fatti, non le chiacchiere, e sul tema della questura sono 30 anni che si fanno le chiacchiere.